consultare. Mister Macchia, bentrovato, bentornato. C'è un po' di rammarico da parte vostra, soprattutto dopo aver pareggiato questa partita. Sembravate addirittura in controllo in quella fase con un'Aurora un po' in difficoltà da inizio ripresa. Vi è mancato un po' di sana malizia sportiva forse per portare a casa questa gara? Sì, perché cosa posso dire? Abbiamo fatto bene, anche per le difficoltà che avevamo, considerato che avevamo tante assenze che sono costretto a cambiare un attimino qualcosa proprio anche all'inizio come posizioni, e nonostante quello, e nonostante che giocassimo contro una squadra forte, attrezzata, abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo preso gol forse nell'unica occasione che hanno avuto, e ce la siamo complicata, però eravamo, nonostante il rigore sbagliato, nonostante qualche situazione che potevamo concludere meglio già nel primo tempo, il rammarico nasce per il fatto che se la recuperi nel secondo, e in effetti a quel punto giustamente, cioè eravamo noi quelli che dovevamo avere un vantaggio psicologico dal pareggio, non l'abbiamo fatto in tempo a pareggiare, che abbiamo preso sto gol stupido. Sì, sicuramente malizia è mancata, perché lì se fai fallo, abbiamo preso gol sul calcio d'angolo nostro, se fai fallo subito quando loro sono ripartiti, oppure dopo ancora quando c'eravamo qua con Matte, diciamo il controllo della palla e l'abbiamo perso, bastava fare un fallo e magari l'azione finisce, invece abbiamo preso un gol da Polli. Purtroppo il calcio è questo, se puoi giocare, puoi creare, puoi subire anche relativamente poco, però se poi, come dici te, le malizie contano, e loro hanno giocatori esperti che quando bisogna fare gol fanno gol, quando bisogna approfittare degli errori lo fanno, e poi lì è iniziata un'altra partita, perché poi 2-1, il rigore, l'espulsione, poi è finita, dai, diciamoci chiaramente. Poi dopo hanno avuto ancora due occasioni, però lì eravamo messi veramente all'arrembaggio, e gli ultimi 20 minuti sono stati un'altra partita. Mancava Molinari, mancava Rovere, c'era Torra a mezzo servizio. Qual è la situazione generale un po' a livello di squadra? È critica perché abbiamo tante assenze, avevamo alcuni giocatori in panchina ma di fatto indisponibili, come diciamo praticamente Cira non era a posto, Fabri Negro uguale, Lollo Negro è entrato ma dopo 3 mesi di inattività e con 2 allenamenti alle spalle ha fatto giusto un quarto d'ora. E poi l'assenza, sì, Seba è un'assenza pesante, Molinari, Giova, Rovere, assolutamente, Morielli che per noi è un giocatore importantissimo e l'abbiamo perso a Pontelungo in casa con Sanremo che si è rotto il gomito, e sì, chiaramente Ghent a mezzo servizio, eravamo sicuramente messi male, diciamo a livello numerico, a livello di soluzioni, però sono contento perché abbiamo fatto una bella partita, veramente per come eravamo messi, una ottima partita che mi ha soddisfatto proprio sinceramente al 100%. Il rammarico è legato al gol stupido che abbiamo preso, e poi vabbè, gli episodi, chiaramente è una stagione un po' particolare, già 6 rigori sbagliati, penso che sia forse il riassunto di tutto, dai, quel dato lì è il riassunto di tutto.